Colpi di pistola in pieno centro a Pescara in questa Domenica delle Palme, qui sotto i portici di Piazza Salotto. Erano circa le 14 quando, al culmine di un diverbio, una lite, insomma tutto da verificare da questo punto di vista, un uomo ha sparato diversi colpi di pistola al dipendente di Casa Rosti, questa rosticceria sotto i portici di Piazza Salotto a Pescara, questo locale alle mie spalle. La dinamica ancora tutta da chiarire, pare che l'uomo ha sparato due primi colpi di pistola, la vittima è caduta a terra, oltrepassato il bancone ha sparato altri due colpi di pistola, uno in particolare alla schiena, ed è poi fuggito. Secondo le testimonianze che abbiamo raccolto, l'uomo pare che indossasse un pantalone nero, verosimilmente una tuta, bande laterali e un giubbino nero. La vittima è ora ricoverata in rianimazione, pare abbia subito una lesione alla spina dorsale. Sul posto ovviamente squadra mobile, polizia municipale, carabinieri e guardia di finanza per raccogliere informazioni su quanto accaduto. Non si è trattata di un'esecuzione, così ci è stato detto, ma certamente di un fatto scatenato da una lite. Da capire se i motivi della lite siano legati a fatti precedenti tra i due o se la lite si sia scatenata qui, anche perché l'uomo pare avesse pranzato in questo locale. Molto importante saranno le immagini della telecamera posta nella parte superiore dell'ingresso di questo locale. Si sta cercando ovviamente in tutta la città l'attentatore, si sta indagando ovviamente a 360 gradi. Quello che possiamo dire al momento è che la vittima è in gravi condizioni, pare abbia la spina dorsale lesionata a causa del colpo di pistola alla schiena.